Buongiorno ragazze e bentornate nel nostro salotto, nel salotto di Milor, ma anche nel salotto di Letizia Lamela. Io sono Letizia Lamela e vi do il benvenuto oggi a una puntata un po' particolare, è la puntata di Lamela Glam, quindi quella che vi dà l'opportunità di scegliere fra varie collezioni di Milor. Oggi nella fattispecie vi ho portato dei gioielli con le cubi zirconia di qualità luminosa, quindi il nostro marchio di amore, gioielli in oro 18 carati con l'argento 925 all'interno e in platino con l'argento 925, quindi Bianca e Verona gioielli. Allora, vi dico subito che vale la pena guardare tutta la nostra ora e spero che siate tutte sintonizzate, perché di alcuni gioielli non abbiamo molti pezzi e sono veramente tutti imperdibili. Inizio col darvi il primo codice del primo gioiello e poi do il benvenuto alla nostra dolcissima compagnia, che adesso fra poco vi svelo. Il primo gioiello sono gli orecchini. Oggi inizio con un paio di orecchini. Di solito inizio con la collana, oggi inizio con un paio di orecchini strepitosi. MTV 772, eccoli. Sono in argento 925, placcato oro giallo 18 carati o placcato rodio. Abbiamo i cubi zirconia di qualità luminosa nella parte centrale di questo orecchino, pari a 1 carato e 15, orecchini da 5 cm e mezzo di lunghezza totale, che richiamano molto una tendenza tanto in voga adesso. Vi racconto tutto fra pochissimo, ma voglio dare il benvenuto alla nostra meravigliosa Brunilde. Ciao Bruni! La nostra Brunilde è impegnatissima in tantissimi progetti televisivi, non televisivi, insomma moda, eccetera. Oggi siamo onorati di averti qua e di accompagnarci per tutta questa nostra ora. Bene Bruni, tu li stai indossando in rodio, vero? In placcatura rodio, quindi il metallo prezioso che ricopre sempre e da sempre l'oro bianco. Quando noi indossiamo un gioiello in oro bianco, magari non lo sappiamo, ma è rivestito completamente di rodio. Rodio è il metallo in realtà più prezioso, insieme al platino, forse un filo di più del platino, che viene utilizzato proprio sull'oro bianco per conferire all'oro bianco questo bianco così intenso che generalmente l'oro bianco non ha, perché è un po' più giallino. Eccola, questa è la variante placcata rodio. Vi dicevo, un look molto in voga ultimamente, molto, in realtà già da un po', molto in voga nel senso che questi orecchini realizzati o pseudo realizzati con maglie di catena, chiaramente queste non sono maglie di catena, sono state realizzate appositamente per l'orecchino, ma il look è quello, tre maglie di cui quella, diciamo, sovrastante, praticamente tonda, poi quella centrale tempestata di cubi zirconia di qualità luminosa. Cos'è la qualità luminosa? È la qualità di Milor, una qualità che garantisce una brillantezza eccezionale alle cubi zirconia, che sapete non sono tutte uguali, sia per natura, diciamo per composizione, sia per sfaccettatura. Ecco, questa è la nostra qualità, quella che brilla tantissimo. E poi abbiamo sotto questa maglia ovale, un ovale quasi un po' appuntito, un ovale molto delineato, che dà questo movimento molto soft, ma anche questo design un po' geometrico, ma molto armonioso. Ecco, io li trovo particolarmente di design questi orecchini, ma anche tanto raffinati, proprio perché sono una bellissima alternativa all'orecchino a cerchio. Hanno un po' più di classe, diciamo, rispetto alla gioiosità di un orecchino a cerchio, più classe, proprio perché è ovale, perché è allungato, e anche più atipicità. Chiaramente è un gioiello molto meno visto rispetto a un classico orecchino a cerchio, e ci dà l'opportunità di indossare un orecchino appunto con movimento, un po' più sfizioso rispetto magari a un orecchino classicamente a bottone, ma sempre con un certo rigore, con uno stile molto definito, con un design molto di impatto. Ecco, io questi non avrei un look o una situazione in cui poterveli consigliare. Io direi che stanno bene praticamente sia in un look quotidiano, quindi di giorno, che in un look serale molto raffinato. Sono degli orecchini che danno una certa decisione, ma anche una grande grazia. È un bel mix di varie componenti che creano moda, stile, raffinatezza, ma anche design. Secondo me, non ho detto il prezzo,
È così. Per chi mi seguisse per la prima volta, vi dico subito che io mi dimentico di dire i prezzi, infatti me lo ricordano sempre, perché mi dilungo in tante chiacchiere, nella passione che ho nel generare e realizzare gioielli, che non realizzo con le mie mani, ma con la mia testa. Le mani sono quelle dei nostri orafi italiani, importantissimo questo da dire. Milo realizza solo gioielli in Italia, realizzati dalle mani di orafi italiani che hanno, perché ci tengo a sottolineare questo aspetto, perché insomma lo sappiamo benissimo, l'Italia tra l'altro conosciutissima ormai praticamente in tutto il mondo per tanti fattori, che sia il gusto nel cibo, il gusto nell'arredamento, il gusto nel design, il gusto nella moda e il gusto nei gioielli, è al top dell'oroficeria mondiale, quindi siamo molto orgogliosi di sottolineare che i nostri gioielli sono realizzati in Italia. Detto questo, vorrei anche dirvi, prima vi do il prezzo. Il prezzo di questi orecchini è 74 euro, mi stavo ridimenticando. Però, come vi ho sempre abituato, nelle mie dirette voi avete l'opportunità di approfittare del 20% di sconto durante la mia diretta e poi per 3 giorni, fino alla domenica a mezzanotte. Questo per darvi l'opportunità, magari non riusciste a seguire tutta l'intera diretta, di poterla rivedere sempre sul nostro sito fino a domenica a mezzanotte e approfittare di questa promozione. I prezzi sono già decurtati del 20%, ritorneranno al prezzo originario da lunedì mattina, quindi da domenica a mezzanotte. Dicevo, 74 euro è il prezzo che avranno da lunedì, 59 oggi e fino a domenica, o fino a esaurimento, perché le quantità non sono molto grandi. Se volete acquistare uno dei nostri gioielli o più dei nostri gioielli, so che siete in tante ad avere collezioni infinite di Milor, vi basta cliccare sull'icona del gioiello. Capiterete, poi atterrerete nella pagina del gioiello, lo mettete nel carrello, compilate con i vostri dati e scegliete il pagamento. Può essere in contanti al corriere, può essere con carta di credito, oppure con carta di credito con ScalaPay. Ve lo consiglio perché con ScalaPay dividete l'importo in 3 rate senza l'aggiunta di un centesimo, che vi verranno addebitate una oggi, una fra un mese e una il mese successivo. Altrimenti anche con bonifico bancario. Avete sempre 14 giorni di tempo per poter cambiare idea. Questa è la modalità d'acquisto, diciamo, online. Se voleste invece acquistare al telefono e sentire la voce dei miei dolcissimi collaboratori, uno fra tanti so che è particolarmente apprezzato, lo nomino sempre, già sapete di chi sto parlando, l'unica voce maschile che sentirete, perché noi non abbiamo un grossissimo call center, siamo tutti qua, siamo in Via dei Gracchi a Milano. Potete chiamare i nostri 2 numeri, o il fisso e il mobile, li vedete tutte e 2 in sovraimpressione. Siccome non abbiamo un enorme call center, può capitare che troviate occupato. Niente paura, o lasciate un messaggio o scrivete un WhatsApp, potete scrivere un WhatsApp, verrete richiamati, noi richiamiamo tutti. Se invece trovate libero, approfittate e fate il vostro ordine prima che finisca la disponibilità. Vi dicevo, oro giallo 18 carati su argento 925 o rodio con i nostri cubic zirconia di qualità luminosa. Mentre ci gustiamo questi orecchini, vorrei farvi vedere tutta la parure di Diamore, perché la collezione, il brand, la collezione che noi diciamo realizziamo con i cubic zirconia di qualità luminosa ha il nome di Diamore. Questi orecchini ne sono una stupenda testimonianza, ma abbiamo anche la collana e il bracciale. Tutti novità assolute che vi porto oggi per la prima volta. La collana, andiamo per ordine. Intanto qua vedete anche gli orecchini. La collana è l'MTB773. Che vi ricordiate o no il codice non è importante. Cliccate sull'icona e finite sul gioiello. Oppure dite la collana con i cubi zirconia di Diamore o la collana semplicemente con gli zirconi al telefono, ed è l'unica collana che abbiamo con i cubi zirconia oggi, quindi non vi preoccupate. MTV 773, per onore di cronaca, è il codice. Il prezzo di questa collana in argento 925 placcata oro giallo o placcata rodio è di 67 euro. Oggi per voi 54. Poi vi faccio vedere anche tutte le confezioni di Milor, perché oltre chiaramente al gioiello è importante anche un po' come si presentano i gioielli, no? Nel caso in cui voleste fare un regalo o addirittura semplicemente per viziare se stessi. So che molte di voi hanno tante scatoline Milor dove custodiscono ogni gioiello. All'interno della scatolina Milor, che adesso vi faccio vedere, trovate anche la pochette
Milor, dove potete custodire i vostri gioielli. Questa è la scatolina più piccola, quella per intenderci per gli orecchini o le catenine più piccole, a cassetto, vedete. Trovate anche il certificato di autenticità all'interno e ogni gioiello vi viene confezionato anche con la shopper di Milor, proprio esattamente come se aveste acquistato nella gioielleria del centro della vostra città e foste uscite con la vostra shopper, scatolina e gioiello. A completare questa parure, dopo vi racconto anche della collana un po' più nel dettaglio, c'è un bracciale meraviglioso. Un bracciale che ha uno stile che poi vi dico come si chiama perché non gli rende giustizia, quindi non lo dico subito. Eccolo qua, guardate che meraviglia, lo sto anche indossando io. In due misure e in due varianti di placcatura. La placcatura oro giallo è l'MTV 774, la placcatura rodio, quella che vi sto mostrando, è l'MTV 775. 23 pietre di cubi zirconia in questo cerchio centrale che danno uno stile molto status. Il bracciale è setosissimo e morbidissimo, oltre che estremamente lucido. Questa lucentezza dei nostri gioielli deriva proprio dalla fattura dei nostri gioielli. Poi vi faccio vedere anche nel dettaglio la chiusura, ma vorrei tornare un attimo sulla collana dopo avervi presentato tutta la parure, che io spesso vi presento una parure intera per non farvi perdere l'occasione poi di farli vostri. Mi porto un po' avanti. Per portarvi avanti però sappiate che volendo, che bella questa inquadratura Bruni, sembri una statua. Bellissimo il bracciale che c'è in due misure, è media, parlo in inglese, media e large, e la collana che sta indossando Brunilde. Entrambi ci sono sia nella variante oro giallo che nella variante rodio. Vi dicevo, torniamo alla collana nel senso che merita qualche riferimento in più. È una collana con una maglia brillantina, diamantata, lo vedete il bagliore che ha, la luminosità che ha. Questa è un po' una peculiarità di Milor, la diamantatura delle nostre maglie. Noi siamo un po' fanatici nel diamantare tutte le maglie di tutti i nostri gioielli. Vuol dire sfaccettare la superficie del metallo prezioso per renderla brillante, luminosa. Non troverete mai una maglia delle nostre collane anonima, comune. Ha sempre questo gioco di luce così raffinato, così ricercato. In più, chiaramente, abbiamo a corollare questa magnifica collana 5 cubi zirconia, 2 da 4 mm, perché sono graduati, 2 da 5 mm e quello centrale da 6 mm di diametro, pari a 2 carati e 35. Se fossero diamanti, staremmo parlando di 2 carati e 35 di pietre. Allora, la magia di questa collana sta nel fatto che queste pietre sembrano sospese sul vostro décolleté. L'avete visto prima su Brunilde, adesso magari la rivediamo. Anzi, Bruni, se vuoi, visto che abbiamo visto la variante bianca, magari vi facciamo vedere anche la variante gialla, perché io la sto indossando in oro giallo, però su di me avete un'inquadratura un po' più distaccata. Intanto la vediamo nel... Ah, eccola. Vabbè, mi vedete più da lontano, così vedete l'effetto. Etereo, puro. Quasi, dicevo, sospese queste pietre sul nostro décolleté, quasi come se ci avessero gettato una manciata di diamanti sulla pelle e li avessimo fatti nostri. Sembrano un po'... un effetto di grande eleganza, raffinatezza, ma con quell'accenno di sensuale linearità, essenzialità, purezza. Ecco, il primo aggettivo che mi è venuto proprio anche guardandomi sullo schermo è proprio puro. Mi dà la sensazione di un gioiello che non ha bisogno di una costrizione o di una costruzione importante, ma vive della sua bellezza, del suo fascino, della sua eleganza nella sua pura essenzialità. È un gioiello che consiglio tantissimo per questa stagione, perché riesce ad aggiungere tanto con una grande preziosità, perché se fossero diamanti mi posso immaginare che insomma qualche migliaio di euro abbondante andrebbe via. Invece sono cubi zirconia di qualità luminosa che hanno la stessa brillantezza dei migliori diamanti. Sapete che poi anche fra i diamanti c'è una grande differenza fra quelli più puri e quelli meno puri, come in termini di brillantezza. Ecco, la qualità luminosa di cubi zirconia che utilizza Milor dà proprio la garanzia di avere la brillantezza di un diamante puro, cioè quello di colore D.
Okay. Allora, il prezzo della collana, ve l'ho detto, da 67 euro scende a 54. Gli orecchini che abbiamo visto prima, vi ricordo, 74 euro che scendono a 59. Guardate il design. Anche loro, essenza, linearità, un po' più decisione rispetto alla collana che è più aggraziata. L'orecchino ha un po' più di stile, di design, diciamo. La collana invece ha una grazia pura di brillantezza di pietre sul décolleté. Nel frattempo Brunilde ha indossato la variante oro-giallo, così la vedete anche più da vicino. E invece il prezzo del bracciale è di 129 euro, che per voi arriva a 103. Ecco, lei adesso ha fatto un mix perché stava indossando le varianti in rodio. Ah, non l'ha cambiata? Ah, è tutto oro-giallo? Ah, io da qua... Ah, che brava, ti sei cambiata tutta, Bruni, però hai indossato la lunghezza maggiore del bracciale, vero? Allora, adesso vi racconto tutto del bracciale. Il bracciale è uno stile molto, come dire, molto ambito nel mondo della gioielleria. Ve lo faccio vedere anche in oro giallo, visto che prima ho messo sulla mano la variante in rodio. Aspetta, eccolo qua. È uno stile molto ambito. Si chiama, non voletemi male, tubo gas. Voi non immaginate in America come amano questo tubo gas. In realtà è un look molto italiano, è che il nome non gli rende giustizia, però è uno stile molto italiano perché è molto di design, molto grintoso, ma nello stesso tempo reso particolarmente fine, aggraziato, raffinato. È reso fine dal fatto che è così fitto, perché generalmente il tubo gas è... diciamo avviluppato su se stesso, questo, come se fosse una fascetta d'oro avviluppata su se stessa, mantenendo uno spazio fra una striscetta e l'altra. In questo caso l'abbiamo realizzato, il nostro orafo che è specializzato proprio in questo tipo di lavorazione, l'ha realizzato in maniera fitta, fittissima, come la pelle di un serpente, morbidissimo e soprattutto tanto luminoso, con una luce stupenda, decisa. Moda, design, ma anche insomma ricorda, non posso parlare troppo, ma ricorda gioielleria davvero costosissima, perché se fosse realizzato tutto in oro e diamanti vi potete immaginare insomma il costo che potrebbe avere. Ecco, quello che amo di questo bracciale, amo tutto di questo bracciale, è sicuramente il design con questa sorta di pelle di serpente luminosissima, la sua morbidezza che si adatta anche al polso se doveste magari lavorare su una scrivania piuttosto che alla cassa, ecco, molto morbido, dall'idea di un bracciale rigido, ma in realtà è molto confortevole e morbido al polso. È realizzato nel medesimo modo dentro e fuori, avete visto che è un tutt'uno, e ha due misure, mi è venuto in mente adesso visto che ti stava grande Brunilde, misura media 19 cm, misura large 20 cm, io naturalmente indovinate un po' che misura ho scelto, così, per scelta, mica per altro, la 20 cm, la large. La 20 cm si adatta ad un polso large ed extra large, perché a me sta morbida. Io amo il bracciale morbido, devo dirvelo. Non amo tanto il bracciale a polsino, troppo aderente, perché credo che crei un effetto un po' più donna, un po' più sensuale, il fatto che si possa appoggiare leggermente sul dorso della mano e che abbia questo movimento. Anche l'orologio lo porto sempre morbido. Perché è vero che magari ad alcuni non piace perché si gira, ma secondo me questo movimento crea interesse, fascino e insomma un po' di seduzione. Sempre nel gioiello la morbidezza ha questo effetto. Allora, se avete un polso piccolo o medio, quindi dai 14 cm diciamo ai 17, vi consiglio la misura media. Invece se avete un polso grande, quindi dai 17,5 in su fino anche ai 20 cm di polso, vi consiglio la misura large. Scegliete voi se preferite la variante in oro giallo, come quella che sta indossando Brunilde, con argento 925 all'interno, o la variante in rodio, cioè il metallo che ricopre da sempre l'oro bianco. Quindi sarà come indossare, anzi sarà indossare oro giallo sulla pelle, e come indossare oro bianco sulla pelle. Volevo, vi ricordo il prezzo del bracciale che è 129 euro, che con la promozione del 20% scende a 103.
Vi ricordo anche che potete dividere il pagamento, quindi poco più di 30 euro al mese, se voleste acquistarlo con Scala Pay. Potete dirlo al telefono, guardi, uso Scala Pay, oppure potete digitarlo sul sito se state acquistando online. È un bracciale che diventa molto vostro questo, un po' una seconda pelle, uno snake skin lo chiamano, questo effetto, perché è talmente confortevole, è talmente un piacere averlo indosso, che lo indosserete molto più di quanto già non vi stiate aspettando, non aspettate le occasioni particolari. Chiaro che se indossate questa parure in una cerimonia, in un'occasione particolare, fa un effetto di grandissima elevatezza, però è un bracciale anche da poter usare nella quotidianità, quasi un po' a firma di noi stessi. E vi dicevo che, allora, innanzitutto le pietre che realizzano questo cerchio, questa figura del cerchio che è un po' un eternity, no? Il cerchio è ciò che non ha inizio e non ha fine, è una simbologia molto bella dal mio punto di vista, sono 23 pietre di cubi zirconia da 1,5 mm e il tubo gas di cui vi parlavo, cioè questo stile del bracciale, è leggermente appiattito, non è tondo e anche questo dà un effetto molto ricercato. Non vi ho fatto vedere la chiusura, ci terrei a farvela vedere perché è una chiusura scomparsa molto bella da gioielleria. Adesso ve lo faccio vedere nell'inquadratura di Eleonora oppure su Brunilde, non ce l'ha più, nell'inquadratura di Eleonora. Praticamente pigiate la chiusura, estraete, è una chiusura a cassetta ma realizzata veramente molto bene, molto morbida. Allora, vediamo un po'. Mi sono tolta dall'inquadratura, scusate, sono andata un po' troppo veloce. Allora, eccoci qua. Questa è la chiusura a cassetto. La inserite e spingete. Sentite un click ed è chiuso. Guardate che bella questa chiusura. Per aprirla schiacciate, pigiate questa sorta di goccia d'oro, vedete, nella parte sottostante, e si apre. È molto sicura e anche molto bella di design. Guardate anche proprio i terminali della chiusura, tutto come viene realizzato un gioiello in miloro. La parte interna è bella e lucida quanto la parte esterna. E qua notate anche la morbidezza proprio di questo bracciale. È la fine del mondo. Una linearità sofisticata, direi. Bene. Devo congedarmi dalla nostra collezione di amore per entrare, quindi qua devo rifare tutto il set. Aspettate, qua ci vorrebbe un rullo di tamburi. Io non so se sono già finite queste collane, ne avevamo poche. Spero che le affezionatissime l'abbiano fatta loro, spero l'abbiate fatta vostra già, perché come vi dico sempre, molte di voi che già ci conoscono, quindi conoscono la qualità di Milor. A proposito, se volete saperne di più della qualità di Milor, magari non ci conosceste, andate su Trustpilot, stavo dicendo TripAdvisor. Andate su Trustpilot. Ah, il bracciale io non ce l'ho, vabbè, ve lo faccio vedere dopo. Andate su Trustpilot e vedete tutte le recensioni che hanno fatto su Milor, tutte coloro che hanno acquistato. Ringrazio tutte coloro che hanno lasciato la recensione. Se non l'aveste ancora fatto, per me è sempre una grande gioia leggervi. Io le ho lette tutte. Sono molto contenta che siate così affezionate a Milor. Sono contenta che la qualità, insomma, paghi sempre. E la correttezza, la puntualità, insomma, tutto. Io sono una fanatica della qualità, della correttezza e della puntualità. In realtà io non sono una molto puntuale, però corretta e di qualità ci provo, per così dire. Allora, tengo su gli orecchini che stavo indossando prima in oro giallo perché stanno benissimo con questa collana. Il rullo di tamburi è per lei. Volevo fare un before and after, cosa dici? Lo facciamo, Giorgia? Allora, rifaccio, ritolgo la collana, ecco. Appena in tempo. Allora, io il before and after lo faccio sempre quando si tratta di gioielli importanti e questo lo è. Questa è la mia collana, forse me l'avete vista anche in qualche post o storia che ho pubblicato sui miei social. Siete pronti? Questo è il before. Chiudete gli occhi. Questo è l'after. Cosa dà in più? Dà charme, grinta, carattere, decisione, design e opulenza. È una collana che a me piace tantissimo, è la mia collana, nel senso che la indosso molto spesso,
è una collana massiccia, piena, quindi non vuota, con una bella consistenza, un grosso valore. È l'MTV 3022, il suo prezzo sarebbe 230 euro, eccola qua. La vedete? Vedete il suo valore, già lo percepite? Sarebbe 230 euro, era così fino a stamattina, da stamattina è scesa a 184 e ritornerà a 230 da domenica a mezzanotte. Guardate l'opulenza di questa collana insieme alla sua lineare decisione. 45 centimetri, bellissimo moschettone a goccia che adesso vi mostrerò, e grande look. Non posso rimanere molto su questa collana, purtroppo, perché non ne abbiamo tante. Ho paura che qualcuno di voi si mangi le mani. Ecco, se aveste puntato gli occhi su questa collana, non aspettate di rivederla in differita. Senti Chris, ma secondo te ci possiamo avvicinare anche un pochino di più? Adesso la rivediamo un attimo su Eleonora, così vi faccio vedere la maglia. Ormai mi leggete nel pensiero, ragazze. Giorgia? Eccola qua. Questo è il moschettone a goccia di cui vi parlavo, realizzato appositamente per continuare la linearità di questo design. Queste sono le maglie massicce di cui vi parlavo, che sono un ovale quasi rettangolizzato, per così dire, massicce, cioè piene. Potete chiuderla in qualsiasi maglia. La collana misura... Ecco, grazie Chris, ci voleva, Così le rende giustizia, no? 45 centimetri di collana, ma se la voleste più corta, secondo me Brunilde un po' dietro, l'ha accorciata un pochino, vero? Se la voleste più corta, potete farlo. Ecco, questa è la sua totale lunghezza, 45 centimetri. Se la voleste più corta, potete chiuderla in qualsiasi maglia e creare anche un choker, perché è molto semplice da chiudere, da aprire e chiudere. È una posso dire anche del bracciale, intanto che ci siamo. Intanto vediamo Brunilde che con grande nonchalance accorcia la collana. Come vedete, la potete chiudere in una maglia precedente e diventa più corta. Quindi poi potete lasciare il drop davanti oppure tenerla come choker. Ecco, così proprio grinta, grinta pura, Bruni. Ti piaci? Bruno, poi ti chiederò qual è il tuo gioiello, Dopo me lo dici. Lo so. Piano piano si crea un po' una collezione, però è molto bella questa cosa di Milor. Ogni settimana vi propongo qualcosa di nuovo, non potete stancarvi, Allora, vi do anche il codice del bracciale, MTV 3023. La collana era MTV 3022, ne abbiamo pochissimi anche dei bracciali, mi auguro non siano già finiti prima che io iniziassi la diretta. La lunghezza del bracciale è 21 cm, ma niente paura perché prima di tutto non veste come un bracciale classico di 21 cm, perché è molto corposo, porta via spazio, direi che veste come un 20. Secondo, potete chiuderlo come la collana in qualsiasi maglia. Adesso ve lo muovo un po' perché, aspetta, così avete sentito anche il suono bello, importante di una maglia piena, lo sentite? Ecco, guardate qua, questo è il bracciale. È molto bello, molto status. Bellissima parure, fortunate coloro che l'hanno già fatta propria. Il bracciale ha un prezzo di 144 euro che scende a 115. Anche lui ha la chiusura della collana, il moschettone a goccia. E anche lui potete chiuderlo in qualsiasi maglia. Quindi da un polso large, direi, a un polso small. Bellissimo, adesso non lo chiudo per non far perdere tempo ad Eleonora, però ve lo faccio vedere anche nella confezione, così come vi arriverà. Eccolo qua, confezione di Milor e shopper di Milor. Certificato di autenticità che attesta l'appartenenza a Verona Gioielli, il nostro brand, tutto in argento 925, placcato oro 18 carati, tutto. Di gioielli realizzati da Milor in Italia. Ecco qua, Brunilde ha utilizzato tutta la sua lunghezza, ma volendo avrebbe potuto chiuderlo anche in un'altra maglia per adattarlo magari di più al suo polso. Potete scegliere voi. Gli orecchini che vi consiglio, se voleste abbinare degli orecchini a questa parure, sono proprio quelli che stavo indossando io prima, cioè anzi che sto ancora indossando, che sono il primo gioiello che vi ho mostrato, gli orecchini con la tripla maglia con
l'inserimento delle nostre cubic zirconia, quindi di qualità luminosa, brillantissimi. Li sto indossando ancora adesso, vedete, collana. Non ho il bracciale perché abbiamo pochi pezzi da mostrare, quindi intanto vi mostro la collana, faccio di qua, e gli orecchini. Una parola bellissima, no? Grande classe, classe e carattere. Bene, adesso però, dopo questa parure di collana, bracciale e orecchini, abbiamo, mi suggeriscono, abbiamo gli orecchini a cerchio di Verona Gioielli. Quindi, volendo, potreste anche abbinare questi. Quante cose belle da farvi vedere. Questi sono degli orecchini strepitosi. Li metto subito. MTV 3017. Fra gli orecchini più belli che abbiamo mai fatto, secondo me. La gioia del cerchio sì, ma anche un grande gusto e un bellissimo design. Eccoli qua, corposi, succosi, incisi con un effetto torsion molto intenso, molto pregno, e quindi un orecchino importante. A me piacciono tanto gli orecchini a cerchio, mi fanno completamente diversa, vero Giorgia? Come mi vedi con l'orecchino a cerchio grande? Sì, più gioia, più armonia, l'orecchino a cerchio dà sempre questo effetto, però insomma è sempre bello che l'orecchino a cerchio sia un orecchino non comune, e questo non lo è affatto. Stiamo parlando dell'MTV 3017, vediamo se ne ho un paio da mostrare, vabbè, ve li faccio vedere, beh, innanzitutto su Brunhilde, eccoli qua. Allora, in quasi tutte le mie dirette io vi mostro orecchini a cerchio. Uno diverso dall'altro, perché le finiture in Milor sono una specialità. Vi parlavo prima della diamantatura delle nostre maglie, ma anche proprio la diamantatura di ogni gioiello è una nostra specialità. Cerchiamo sempre di creare look interessanti, particolari, che si distinguano. Ecco, questo è un orecchino innanzitutto con un diametro di 5 cm e mezzo, diametro esterno, quindi importante, ma non chiassoso, perché l'eleganza della sua superficie, della sua fattura, lo rende molto charme, lo rende di gran classe. Ecco, non il chiassoso orecchino a cerchio. Guardate la larghezza dell'orecchino e la finitura. Qua la vedete molto bene. Questa finitura, ecco, forse anche questo quello che lo rende così interessante, la vedete sia nella parte esterna che nella parte interna dell'orecchino, la stessa finitura, vedete la ricchezza, grazie Ele, bravissima, la vedete la ricchezza di questa finitura interna ed esterna all'orecchino, come se avessimo avviluppato un nastro d'oro succoso, grosso, massiccio intorno all'orecchino. In realtà sono molto leggeri questi orecchini, non li sentite addosso, vi dimenticate di averli, se non magari passate davanti a una vetrina e scorgete questa luminosità, questa presenza così bella intorno al vostro viso, oppure magari nello specchietto di una macchina. Ecco, non guardatevi nei vetri delle macchine, perché avrete notato che non ci rendono una grande giustizia. Non so se vi è mai capitato, ovviamente non è la nostra silhouette quella che vediamo nel vetro di una macchina, ma sì, ma nello specchietto sì. 79 euro questi orecchini col 20% di sconto. A proposito, le spese sono gratuite, le spese di spedizione, sono sempre gratuite qua in Milor, perché così quando vedete un prezzo è quello, non dovete aggiungere niente, non dovete farvi i conti. Scende a 63 euro, l'unico conto che potete farvi è che sono 21 euro se volete usare Scalapay al mese. E fate vostri questi orecchini molto particolari. Il tipo di torsion, proprio questa incisione, li rende particolarmente accattivanti. Un po' regale come finitura. Non so se avete notato proprio anche vedendolo da vicino. E continuiamo nel mondo di Verona Gioielli, quindi nell'oro 18 carati che riveste l'argento 925, con un bracciale. Un bracciale bellissimo che io non ho, perché non ce l'ho io. Come uno? Dove sono finiti? Bene, allora ne abbiamo uno, fa niente. Facciamo il giro di questo bracciale, dopo lo metterò anch'io perché mi piace tantissimo. Un bracciale rigido, lo vediamo su Brunhilde. MTV, non ce l'ho, ve lo dico subito. 3024, anche se poi
vi importa poco, vi dicevo, eccolo qua il codice, per un prezzo oggi e fino a domenica di 98 euro, poi risale a 122. Bene, ho detto subito il prezzo, hai visto Giorgio, così non mi sono dimenticata. Allora, 3 centimetri, scusatemi, 3 centimetri di larghezza questo bracciale. Io adoro, indovinate un po', la luce di questo bracciale. È studiata, calibrata, realizzata con un pensiero proprio sull'effetto che ha con la luce questa superficie. Leggermente martellata, ma in maniera fitta, quindi leggermente perché non è incisissima questa martellatura, ma fitta, molto fitta, le conferisce un aspetto che va fra il matte e il lucido e crea questo effetto pepita. Avete presente, cioè non so se avete presente, ma questo è quello che io immagino, perché in una miniera non ci sono mai stata personalmente, quel bagliore che si scorge magari in una roccia all'interno di una miniera di una pepita d'oro. Ecco, forse l'ho vista in televisione, una pepita d'oro. Questo effetto un po' matte traslucido. Ecco, questo è l'effetto così curato, così sofisticato e ricercato della superficie di questo bracciale. Adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio. Stiamo facendo il giro dello stesso bracciale per farvi vedere varie inquadrature, in modo tale che possiate proprio quasi sentire di averlo toccato, visto dal vivo. Questo è il nostro obiettivo, cercare di darvi, diciamo, la realtà più reale possibile attraverso una telecamera, anzi più telecamere, come vedete. Allora, dicevo, ha una larghezza di 3 cm, non vi preoccupate per la dimensione del bracciale, perché essendo tutto in argento 925 con questa abbondante placcatura oro 18 carati tipica di Verona Gioielli, è malleabile. Quindi adesso vi faccio vedere cosa vuol dire malleabile. Allora, un attimo solo, eccolo qua, il bracciale da vicino. È quasi un polsino, però in realtà voi potete adattarlo al vostro polso per essere più o meno largo, finito alla perfezione, morbidissimo. Guardate l'interno del bracciale, giusto per darvi un'idea di cosa fa Milor. Guardate la finitura tutta satinata a mano dell'interno di questo bracciale. Direte, caspita, ma perché lo allarga così tanto? Rischia di romperlo. Invece no, lo sto facendo proprio anche per farvi notare che potete allargarlo, è molto consistente il bracciale, potete allargarlo per adattarsi al vostro polso oppure stringerlo, vedete? È consistente, sì, non è che si allarga in un attimo, però facendo un po' di pressione, come vedete, lo potete allargare. Questo è un gioiello da avere per l'estate, ma immaginatevelo sul vostro braccio abbronzato, che meraviglia! Anche un po' magari tirato su sul braccio, se aveste la possibilità, perché vi sta un po' largo. La misura è, diciamo, interna, è di circa 64 mm, 6 cm, 40, ma come vi dicevo è molto malleabile, quindi può cambiare. Più ampio o più stretto? È proprio un effetto voluto questo di questo bracciale. Guardate, la finitura interna, vi dicevo, è satinata a mano. Beh, questa è la cura dei gioielli Milor. La parte esterna è tutta leggermente martellata con l'effetto, proprio un effetto voluto a fra lucido e matte di una pepita. Stupendo, stupendo. Il prezzo, l'ho detto, scende oggi a 98 euro, abbinatelo sia alla collana, se siete state fra le poche che sono riuscite ad accaparrarsela, aspetta che lo metto qua intanto, eccolo qua, bellissimo, sia alla collana che vi ho appena mostrato, ma se voleste un look più scanzonato rispetto alla collana, quella grossa, massiccia, stupenda, che vi ho mostrato prima, allora vi consiglio un gioiello con avete svelato già tutto subito, un gioiello che è un best seller assoluto delle nostre collezioni, sia di Verona Gioielli sia di Bianca. Sì, sapete perché vi dico di entrambe? Perché ve li ho portati tutti e due, ve li ho portati in oro giallo e in platino.
due collane separate, una, quella lunga, è 71 centimetri, il rosario tutto realizzato a mano di spinello nero. Potete anche chiuderla fra una pietra e l'altra e creare proprio l'effetto a Y, ancora più rosario style. L'altra, collana separata ma venduta in set con il rosario da 71 centimetri, è la collana sempre con spinelli neri da 46 centimetri che monta pietre di spinello nero sempre di 4 mm, ma con una crocina centrale o laterale, a seconda di come voi vogliate indossarla. Ecco, Brunide, bravissima. Lo so che questo è un gioiello da lasciarci il cuore, anzi non lasciateci solo il cuore, fatelo vostro, perché questo è un gioiello che indosserete praticamente sempre, in estate, in inverno su un golfino pelosetto, sotto una camicia. È un gioiello da amare sempre, questo è un gioiello. C'è una grandissima mia amica, che anzi saluto se mi stesse guardando adesso in replica, Cristiana, che praticamente ce l'ha sempre indosso. In una variante diversa, sempre nostra chiaramente, ma è diventato un po' il suo, il mai più senza. Ecco, questo è il mai più senza. Potete indossare anche solo la collana più corta, quella con la crocina, che diventa un po' vostra, con la t-shirt, con la canotta, con un top senza spalline, con una camicia aperta, con un abito lungo, insomma diventa proprio vostra, la vostra firma, con le collane che non togliete mai. Grande finezza, argento, placatura oro giallo o platino. Adesso le vediamo tutte e due. L'altra è la collana lunga, 71 cm, spinello nero, tutta montata a mano, praticamente cucita come fosse un lavoro ad uncinetto. Allora, questa aspettate, stiamo qua un attimo. Se voi indossate la corta con la chiusura centrale, la croce ce l'avete proprio centrale. Ma se voleste usarla un po' laterale, basta che spostiate leggermente la collana e ce l'avete laterale. Una collana corta, una lunga, tre look diversi, anzi più di tre. Uno è quello di indossarne una alla volta, quindi o la corta o la lunga. Uno è quello di indossarle insieme. L'altro è quello di indossare la lunga ad Y, perché potete chiuderla, come dicevo, in qualsiasi maglia. Questa è la variante bianca, questa è la variante gialla, entrambe con lo spinello nero. Si chiama MTV 702, lo potete acquistare in oro giallo o in rodio, vi ho detto platino, no, è rodio. E il prezzo è 98 euro per entrambe le collane, quindi, che però scende a 78, 78 oggi. 78 euro, se lo dividiamo in due per assurdo sulle due collane, sono 35, 36, 37 euro e 50 collana. Eccolo il look ad Y, grazie Bruni. Questo è un altro look ancora che potete creare, semplicemente chiudendo la collana da 71 cm in un altro punto. Anzi, se voleste poi indossare quel drop che vedete sul décolleté stupendo di Brunilde dietro la schiena, potete farlo e rendere il rosario semplicemente più corto della lunghezza che volete. Insomma, sono veramente tanti i look che potete creare. Qua siamo in mezzo a cavallo fra due collezioni nostre, perché potete scegliere fra l'oro giallo, ve l'avevo promesso, Donne sole o donne luna. Adesso faccio un sondaggio, ragazze, preparatevi, cominciate a pensare, Allora, la donna sole è la donna che ama i colori caldi. La donna che ama i colori un po' terra, e quindi sul gioiello si, diciamo, orienta più magari sull'oro giallo. La donna luna è la donna invece che ama i colori un po' più freddi, quindi sul gioiello generalmente si orienta sul platino, sul rodio, sull'oro bianco, sull'argento. Ora, non è detto che non possano convivere nella stessa persona queste due donne, niente di più normale in me, per esempio, a seconda di come mi sveglio, a seconda di come mi sento, di come voglio essere percepita. Dopo vi racconterò se sono più sole o più luna. Però voglio farvi sapere e vi mostrerò, vi presenterò molto a breve, probabilmente questa estate, vero, le mie colleghe, tutto il mio staff. E nel frattempo vi dirò cosa abbiamo qua in più, se sole o luna. Allora, Ele, tu sei la prima. Sei più donna sole, neanche a dirlo. Sole, tutta la vita.
Ele è completamente ingioiellata d'oro giallo, benissimo. Eleonora, donna sole. Giorgia, anche tu donna sole? Però anche tu alterni un po'. Soprattutto sole, oro giallo. Pensate, tra l'altro, che l'oro giallo fino a un po' di tempo fa veniva visto un po' in modo tradizionale, un po' da signora, diciamo, no? E quindi meno indossato dalle ragazze giovani, ma qua invece sono tutte giovani a parte me. No, sono giovanissima anch'io, però loro sono ancora più giovani, vero? Sono tutte sotto i 30. Giorgia, tu? Lei supera. Giorgia mi fa. Li ha superati, da poco però, da poco. E poi abbiamo Bruni. Bruni, sei più donna sole o donna luna tu? Sole e luna. Ah. Ah, insieme addirittura, brava, questa è un'altra opzione, quella di essere sole e luna contemporaneamente, neanche a giorni alterni o a fasi alterne, perché è bellissimo in effetti indossare oro giallo e oro bianco. Ecco, io il mix dei toni dell'oro lo farei fra giallo e bianco o fra rosa e bianco. Ecco, non mischio di solito rosa e giallo, perché sono troppo simili e secondo me non si valorizzano a vicenda. Oggi non abbiamo oro rosa qua, a parte la mia mela, di La Mela Glam. Che forte, il mio compleanno mi hanno fatto trovare un regalo con tutta una confezione con su scritto per la nostra Leti, La Mela Glam, ormai è diventato il mio soprannome, La Mela Glam. Anzi, quando arrivo di solito in azienda mi dicono ciao Leti Glam, quindi c'è anche un Leti Glam. Vabbè, sapete che io mi perdo in chiacchiere, spero di non avervi fatto perdere troppo tempo. Allora, mi manca ancora di sapere qual è il gioiello preferito di Brunilde e comunque fra poco ve lo dirò, lo deve ancora dire a me. Nel frattempo, vado al prossimo gioiello, che è un set di 5 bracciali rigidi. 5, avete capito bene? 5 bracciali rigidi. 1, 2, 3, 4 e 5. Lo sentite questo rumore, questo suono? È di bracciali pieni, pieni. Ognuno di questi bracciali ha una diamantatura diversa dall'altro. Sono tutti diversi nella loro finitura e hanno questo charm, uno dei 5 ha il charm, che è la tag che riporta la targhetta in argento placcato platino, perché stiamo parlando di bianca, quindi tutto argento placcato platino, riporta il marchio 925, il marchio di fabbrica, chiaramente il Made in Italy. 5 bracciali rigidi. Spessore 2 mm, diamantature che vi farò vedere nel dettaglio adesso, eccole, per un prezzo di 93 euro, tutti e 5, scontato del 20%, 74. Mi ero fatta i conti prima per non fare figuracce in diretta, 14,80 euro a bracciale. Non lo dico più perché già mi sembra una follia. Eccoli, è chiaro che io li ho pensati per indossarli tutti insieme. Però niente toglie che possiate tenerne 3 e regalarne 2. Oppure possiate regalarne uno per ogni amica e tenerne uno per ogni amica, carino, no? Se avete 4 amiche, non è poco 4 amiche. Ma magari, se no, mamma, sorelle, carino, quasi un'appartenenza di una all'altra con lo stesso stile, lo stesso design, ma una peculiarità diversa l'una dall'altra. Ecco, guardate, Brunilde ve li ha messi proprio separati, che possiate vedere benissimo tutte le finiture diverse, tutti con la medesima luce bellissima, cioè medesima no, una grande luce, ma uno diverso dall'altro. Vi svelo un segreto, io non li posso portare purtroppo perché ho le mani grandi, molto grandi. Se avete le mani grandi, come le mie, poi ve le mostro, non ve li consiglio perché questi devono entrare dalla mano. Quindi se avete una mano normale, non vi preoccupate, mano sottile o media vanno benissimo. Li preferivo su Brunhilde, però ve li faccio vedere qua perché voglio farvi vedere le diamantature da vicino. Aspetta, facciamo così. Ecco, 1, 2, 3, 4, 5. Eccole le diamantature, una diversa dall'altra, lo vedete? E questo è un bellissimo dettaglio, tipicamente Milor. Una bella luce, ogni gioiello diverso dall'altro, c'è anche l'ultimo sotto,
5 bracciali divisibili, separabili, potete indossarne uno alla volta, due, tre, dividerli, fare un bel regalo a più persone, insomma, oppure indossarli tutti insieme. Dicevo, la mano, la mia è veramente tanto grande, cioè è un extra large per così dire. Se avete una mano piccola, media o anche large, vi entrano. La mia mano è un extra large, quindi a me non entrano. Se avete la fortuna di poterli indossare, questo è un gioiello imperdibile. Allora, l'MTV è il 492. Il diametro, ecco, per renderci conto, se volete usare un righello, un metro, insomma, è 67 mm, 6 cm il diametro interno dei bracciali, 2 mm lo spessore del bracciale, non si piega, non sono mica quei bracciali che li schiacciate e si piegano, sono rigidi questi bracciali, vedete? Si vede? Io faccio pressione, vedete le mie mani? Io ho una mano molto larga, per quello che non mi entra, vedete, arriva fino a un certo punto. Però non disperate, le mie mani sono molto eccezionali. Quindi sta bene praticamente al 90% della popolazione femminile. Non solo questi bracciali hanno una bellissima diamantatura, ma anche gli orecchini a cerchio che ho abbinato. E qua siamo assolutamente entrati a capofitto nel mondo Bianca. Orecchini a cerchio, diametro questa volta... non più, cos'era, 5 cm e mezzo quello di Verona, aspetta che ve lo ridico, 5 e mezzo, bensì 7 cm di diametro, e qua esageriamo, questi sono per coloro che amano proprio i cerchi grandi. Ve li ho portati proprio adesso che è estate, perché si ama tantissimo portare i cerchi così grandi, aspetta, ecco qua. Placcatura platino, animo in argento 925, collezione bianca, 7 cm di diametro, è l'MTV 496 al prezzo di 65 euro, che decurtato del 20% arriva a 52. 52 euro per questi orecchini a cerchio a torsion, abbinateli al set delle 5 schiave diamantate di bianca, perché sono una chicca. Molto belli, fluidi, sembra quasi che il platino sia sciolto su questi orecchini e crei un effetto di grande luce così che scende. Molto luna, questi, sia per la placcatura platino, vi avvicino il set delle 5, dei 5 bracciali, sia per la placcatura platino, molto luna, ma anche per la luce di questa lavorazione. Li sta indossando anche Brunilde, hanno una chiusura baionetta. Insomma, molto bella questa luce così un po' che scende quasi a pioggia, li riveste come se fosse platino liquido, bagnato. Molto belli gli orecchini a cerchio, soprattutto quando non sono pesanti assolutamente come questi. La parure di bianca, quindi, consta di 5 schiave, oltre al nostro set del rosario e della collana con gli spinelli neri. Attenzione. Stavo seguendo l'inquadratura per vedere dove arrivava. Ok, allora, oltre al set di 2 collane con lo spinello nero, per bianca abbiamo gli orecchini a cerchio, che vi ho appena mostrato, il set delle 5 schiave tutte diamantate, e adesso vi ho portato un grandissimo ritorno. Grande richiesta, come vi avevo promesso, vi ho riportato una delle collane best seller assoluto in Italia, in qualsiasi collezione, però la nostra, non vi posso dire che è un design esclusivo, perché insomma si sta usando tantissimo, non potete non averlo, ma soprattutto non potete non avere la nostra, che è la variante più bella fra tutte le collane di questo genere che abbiate visto in giro, che le abbiate viste sui social, su internet, in televisione, presentatrici, giornaliste, lo so, le avete viste tante, sia in oro giallo che in bianco, forse più in oro giallo. Noi ce l'abbiamo in platino, quindi con una luce incantevole, su argento 925, ma soprattutto con una finitura impeccabile, perché siamo dei fanatici della perfezione. E quindi la luminosità, aspetta che ho tenuto su anche il rosario, adesso lo tolgo, così rendo giustizia alla purezza di questa collana, che è una collana che sicuramente potete indossare con altre collane, però il suo fascino è proprio questo. Ecco,
questo stile fluido, luminosissimo, che si pennella sulla vostra pelle e diventa voi. Questa è una collana che non dovete perdere, la amerete alla follia. Stiamo indossando sia io che Brunilde la variante da 45 cm, MTV 421, argento 925, bagnato completamente nel platino, che le conferisce la luce del platino, quella più accesa e quella più longeva, perché sapete che il metallo del platino è il metallo più longevo che esiste al mondo, cioè quello che mantiene le sue caratteristiche nel tempo, la sua luminosità, il suo bianco intenso e soprattutto dà sempre questa sensazione di grande lusso il platino, del gioiello costoso. Ecco, molto bello avere questa sensazione su un gioiello così lineare che crea un effetto appunto di tattoo di platino sulla vostra pelle. Si posa sulla vostra pelle, segue il vostro movimento e vive con voi. Questa è la variante da 45 cm al prezzo di 69 euro, che con la nostra promozione di oggi fino a domenica arriva a 55, quella più corta. Poi c'è l'altra che devo dire che se proprio dovessi sceglierne solo una, mi spiacerebbe dover scegliere, però io se dovessi sceglierne proprio una, se potete acquistatele tutte e due. Quella più lunga misura 60 cm a un prezzo di 75 euro che con la promozione arriva a 60. Se le acquistate tutte e due, 60 più 55, 115. Tutte e due. Potreste anche dividerlo in tre rate, quindi insomma sui meno di 40 euro al mese le avete tutte e due, potete indossarle anche insieme oppure in momenti separati. Se proprio dovessi sceglierne una, io ve lo dico, io sceglierei quella lunga. Forse la corta la usi anche di più, però la lunga, secondo me, io la sto indossando adesso, riesce, vediamo se riesco a nascondere un po' questo filo, riesce nella sua lunghezza a rendere ancora più giustizia a questa morbidezza, a questa fluidità, a questo effetto molto liquido di platino colato sulla pelle. Vedete, lei si posa, poi non si muove più. Si muove se muovete la vostra pelle, il vostro décolleté. La più lunga, dicevo, costa 60 euro oggi e fino a domenica mezzanotte, la più corta 55. Spese di spedizione gratuite. Se non lo fate già, seguitemi sui social perché io vi do tutti gli appuntamenti e anche le anteprime dei gioielli che vi mostrerò la settimana successiva. Ecco, vedete l'effetto della lunga? È proprio sensuale. Dà proprio quell'effetto della seta morbida sulla pelle, però di platino, quindi immaginatevi. È ovvio che dovete avere una scollatura perché è molto bella anche sul tessuto, però insomma sulla pelle sicuramente ha la resa migliore. Adesso però che siamo arrivati all'ultimo gioiello, Bruni, ti devo chiedere qual è la tua scelta di tutte le nostre collezioni di oggi. Il bracciale! Ah, sorpresona! Beh, bellissimo quel bracciale, è proprio molto status, vero? Allora, intanto che ve lo fa vedere Brunilde, io vi ridò il codice del bracciale. È il bracciale di Diamore, argento 925, placcatura rodio, con cubic zirconia di qualità luminosa nel centrale a cerchio che vedete, a un prezzo di 129 euro, che con la vostra promozione del 20% arriva a 103. Eccolo, oro giallo su argento 925, rodio su argento 925, potete scegliere. Questa è la scelta di Brunilde. Sì, che bello, molto, molto, sì, molto elevato come look, direi. Bene. Io ho concluso per oggi, spero di aver fatto felice la maggior parte di voi, spero che abbiate fatto vostro uno dei gioielli per potervelo gustare, per potervelo godere in questa estate, ma anche non solo nell'estate, perché i gioielli Milor dovete goderveli per la vita. Vi invito a seguire me, Letizia Lamela, su Instagram e su Facebook per tutte le notizie che ho da darvi e gli appuntamenti che vi darò, ma anche Milor Jewels, che ha da poco aperto Instagram, perché la nostra azienda è un'azienda molto produttrice ma poco pubblicizzata in realtà. Chi ci conosce molto bene, ma diciamo che siamo un po' nel dietro le quinte di altri marchi generalmente. Quindi abbiamo aperto questo Instagram, potete curiosare su Milor Jewels
tante delle nostre collezioni che vanno oltre ai gioielli che propongo io a voi. E cos'altro vi devo dire? Lasciate una recensione su Trustpilot se volete, ma soprattutto seguitemi la prossima settimana e sui miei social, perché vi darò delle anteprime per la prossima settimana. Vi auguro un buon avvio del fine settimana, do un grande saluto a Brunilde, che oggi è impegnatissima in altri progetti, ciao Bruni, e mi congedo con un mio sentitissimo bacio.